alla gara conclusiva del weekend, la Sprint Race. I primi otto in graduatoria nella Feature Race di ieri occupano la griglia in posizione invertita e tra pochi minuti inizieranno a darsi battaglia già dalla prima curva. Chi vi parla è Alex Jacques, già pronto in cabina a commentare la gara di oggi. A farmi compagnia ancora una volta c'è Davide Valsecchi. Davide, oltre a essere un ex campione della GP2, sei stato anche collaudatore per la Formula 1. Quali pensi siano le differenze più significative tra i due mondi? Beh, Alex, credo che questo sia un momento esaltante per la Formula 2. La sua popolarità è in crescita. La differenza principale è che le auto hanno tutte prestazioni uguali, quindi è solo il pilota a fare la differenza. Questo vuol dire più sorpassi e gare più emozionanti.
3 wins in a row. Unbelievable work. Che gara fantastica e che vittoria incredibile per la Trident. I piloti stanno uscendo proprio ora per la cerimonia di premiazione per festeggiare il primo posto della Trident. Congratulazioni a tutto il team per questa prestazione fantastica. E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Silvestri aumenta il suo vantaggio nel campionato. Passiamo al pilota del giorno, quindi. Davide Valsecchi, chi si è distinto dalla massa? Difficile scegliere, ma direi Roy Nissany. È rimasto concentrato per l'intera gara e gli sforzi sono stati ripagati. Vediamo ora la classifica costruttori. La Trident passa in testa alla classifica. Nel frattempo, dopo un ottimo weekend, la Art migliora la propria posizione nel campionato. Dopo questa gara vincente, sarebbe da pazzi perdersi il prossimo appuntamento. Arrivederci e buon proseguimento!